Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti nel video di oggi. Questo video sarà tutto dedicato ai capelli, semplicemente perché non so se probabilmente l'avete notato e se vi seguite su Instagram sicuramente lo saprete che io ho un amore incondizionato per i capelli. Secondo me un outfit invernale senza il cappello gli manca un pezzo proprio. E non sto parlando dei berretti, sto parlando proprio dei capelli con tesa un pochino larga, quindi proprio capelli strutturati, non berretti o cappellini, proprio capelli veri e propri. Quindi in questo video vi farò vedere la mia collezione di cappelli e se riesco a registrarlo metterò anche qualche spunto outfit per farvi capire più o meno come li abbino, a parte che li metto talmente spesso che sicuramente avrete già visto più o meno come li abbino, però cercherò di girare anche qualche video outfit in modo tale da farvi vedere anche come li abbino, che tipi di abbinamenti faccio, anche perché i capelli che ho qui, sono qua appoggiati qua sotto, sono anche di colori diversi, quindi non ho semplicemente cappello nero e cappello grigio, punto, ne ho diversi tipi. In più vi spiego anche come li tengo all'interno del guardaroba, qui perché mi avete chiesto ma dove li tieni? E adesso vi farò vedere dove li tengo normalmente. La mia collezione è aumentata parecchio perché soltanto questo Natale ho ricevuto ben 4 cappelli, di cui uno purtroppo non ve lo posso far vedere perché me lo sono dimenticato nella macchina di Andrea, quindi non ce l'ho qua, però vi metterò una foto per farvelo vedere. Allora, comincio dal primo. Il primo cappello è un cappello che ho sognato per un'eternità ed è un cappello di borsalino che arrivava praticamente, vediamo se riesco a farvela vedere senza troppo casino, arrivava dentro questo bustone mega galattico e l'ho acquistato per Natale, quindi mi sono fatta un autoregalo, l'ho acquistato proprio nel corner di borsalino che c'è a Serravalle Scrivi all'outlet e l'ho preso in questo color grigio perla con la fascia bordeaux, che è un colore che mi piaceva molto. In realtà avrei preferito prendere un altro, c'era un modello bellissimo nero con la fascia, diciamo che si girava, quindi aveva la fascia nera e poi si girava e diventava beige, era bellissimo, soltanto che erano tutte taglie molto grosse, quindi purtroppo le taglie, io ho una testa molto piccola, io sono tra una 55 e una 56 come taglia, quindi è piuttosto piccola la mia testa e quindi ho fatto un po' di difficoltà a trovare dei modelli che avessero la mia taglia e poi ho visto questo qua, mi sono letteralmente innamorata e mi piace veramente tantissimo. Questo è un modello, diciamo, Fedora, la tesa leggermente più larga rispetto a un borsalino normale, quindi è un pochino più larga, anche se io ho dei modelli con la tesa ancora più larga e mi piace anche di più la tesa più larga, però questo qua era veramente un modello talmente classico che ho deciso di acquistarlo comunque. E diciamo che questo è forse il mio modello preferito in assoluto di cappello. Poi allora appoggio di qua i vari cappellini. Nel frattempo prendo gli altri. Allora, forse questo è il cappello che mi avete visto indossare maggiormente, perché è proprio un cappello che amo tantissimo. Questo qui è un classico modello Fedora di questo marchio che si chiama Nuvola e l'avevo acquistato l'anno scorso a Napoli e questo qua veramente l'ho utilizzato tantissimo, infatti si vede c'è un sacco di pelucchi di cose perché l'ho utilizzato tantissimo e mi piace molto perché all'interno è regolabile, quindi io posso regolarlo, c'è una sorta di nastrino che si tira e si può regolare, quindi farlo diventare più piccolo. In più la tesa, come vedete, è molto più larga rispetto all'altro e questa tesa così larga mi piace veramente tantissimo. Beh, quell'altro era in 100% lana, anche questo qui, se non sbaglio, è in 100% lana. Fatemi vedere, adesso ve lo dico subito. Dov'è? Sì, 100% lana. E questo appunto è il modello forse che mi piace di più in assoluto, perché appunto ha, se voi guardate, adesso ve li metto a confronto il borsalino di prima con quest'altro, vedete proprio la tesa che di quello nero è molto più larga rispetto al borsalino. Poi passiamo al terzo cappello. Terzo cappello, ah, credevo di averlo lasciato in macchina, invece l'ho trovato, eccolo qua. Questo è il cappello che credevo di aver lasciato in macchina di Andrea, invece ce l'ho qua, meno male. Mi è stato regalato questo per Natale da una mia amica di Kaust e l'ha acquistato in un negozio che si chiama Il Cappellaio Matto, mi sembra, e si trova in Piazza Carlo Felice a Torino. Ed è di questo marchio che si chiama Guerra. E fa cappelli dal 1855, anche questo in pura lana. Mi piace molto perché è bicolore, la parte interna è nera, la parte esterna invece è questo grigio un po' più scuro rispetto al borsalino che vi ho fatto vedere prima. E anche questo ha la tesa non è proprio enorme, è più piccola rispetto a quello nero ed è più o meno della dimensione del borsalino che vi ho fatto vedere prima. Anche questo mi piace veramente tantissimo. Poi questi bicolore li trovo molto di carattere, quindi mi piacciono ancora di più quando sono bicolore. E questo qua
Infatti questo qua è una taglia 55, questo qua è una taglia veramente piccola, proprio perché io sono, ripeto, tra una 56 e una 55. Poi passiamo a altri cappelli, mi sono cascati, aspettate. Allora, questo qua è l'altro cappello che ho ricevuto per Natale. Questo qui è un cappello nero, scusate, grigio. Questo qua è molto largo, ha una falda estremamente larga. E la cosa particolare di questo cappello è che è in 100% lana, però questa parte qui è rigida. È proprio rigida, rigida, adesso che non si piega, ma neanche, diciamo, si piega proprio leggermente qua in mezzo, ma proprio, cioè, è veramente rigido. E anche questa parte è molto rigida, quindi mi piace molto come sta indossato. Questo qui l'ho acquistato su un sito che si chiama Stella e Susi. Ed è un marchio francese. Questo qua anche è regolabile, quindi ha questa sorta di parte interna con un laccetto che si può tirare e fa diventare più piccolo il cappello. E questo qua devo dire che mi piace tanto. Ho sempre voluto un cappello grigio, tutto grigio, quindi senza altri colori strani. E questo qua mi è piaciuto molto e l'ho pagato tipo 18 euro, quindi l'ho pagato veramente poco. Per quello che l'ho pagato, diciamo che è un ottimo cappello. Poi adesso inizio a tirar fuori dalla scatola tutti i vari cappelli perché vi dicevo che io li tengo all'interno di questo. Quelli nuovi devo ancora acquistare una scatola, ma credo che acquisterò semplicemente un'altra scatola di questo genere all'IKEA. Poi comunque ve ne parlo un po' meglio, intanto tiro fuori i vari cappelli che ci sono all'interno. Allora, questo qua forse, che vi tiro fuori adesso, è stato forse il primo che ho acquistato. Sì, mi sa che questo fosse il primo, ed è questo cappellino di Twin Set che avevo acquistato a Serra Valle ormai secoli fa, che è invece grigio scuro, grigio topo direi, con la fascia intorno di questo bordeaux. Questo qua, vi dico, non lo uso più tanto, semplicemente perché mi piacciono di più quelli con la tesa molto più larga, però anche questo modello veramente all'epoca mi piaceva tantissimo. E questo qua anche in 100% lana ed è appunto di Twin Set, quindi anche questo qua è veramente molto carino. Questo è un po' più usato perché è stato proprio il primo che ho utilizzato ed è stato quello che mi ha fatto venire poi l'amore per i cappelli, tant'è che poi ho acquistato tutti gli altri che adesso comunque vi ho fatto vedere e vedrete. Poi, una cosa che ricorre tantissimo nei miei capelli è il grigio. Questo grigio veramente mi piace tantissimo. Questo cappello l'ho acquistato in Corsica da Iaccio in un negozietto ed era tra l'altro estate e niente, io però l'ho voluto comprare lo stesso perché mi piaceva molto. Mi piaceva tantissimo per questo abbinamento di colori. Quindi ha questa fascia esterna, la tesa che è blu, questa parte grigio perla e poi la parte sopra vinaccia. E questo cappello anche è stato uno dei miei preferiti. Purtroppo forse l'utilizzare la tesa si è un po' smollata. Quindi non è proprio più dritta dritta come dovrebbe essere, però devo dire che come abbinamento di colori è talmente bello che comunque continuo ad utilizzare questo cappello anche se ha la tesa che non è più bella come lo era una volta. Poi il quarto cappello che mi è arrivato a Natale, che in realtà è arrivato per modo di dire perché in realtà me lo sono comprato io, è questo qui, che invece è questo beige con questa fascia invece beige rosata e i bordini marroncini. Questo qui l'ho acquistato ad un mercatino, quindi non ha un brand vero e proprio, vediamo se c'è, no, c'è semplicemente scritto Made in Italy, e mi piaceva molto perché volevo un cappello chiaro, che quest'anno vanno molto, e questo qua anche ha la tesa abbastanza larga e mi piace veramente tanto. In più l'ho abbinato con la Chloé perché praticamente riprende gli stessi colori della Chloé e quindi veramente anche questo è pazzesco. Questo qua l'ho pagato soltanto una trentina di euro e in realtà è fatto benissimo, cioè tale quale agli altri, diciamo. Poi, mamma mia, qua c'ho una catassa di cappelli. Poi, un altro cappello che è stato forse uno dei primi che ho acquistato è stato questo qui, che è color bordeaux, e la particolarità appunto è che ha questa catenella intorno. Questo l'avevo comprato, vediamo un po' se mi ricordo. Sapete che non mi ricordo se era Calliope o qualche altro marchio, forse Pinky. Pinky, ecco qua, l'avevo comprato da Pinky e mi ricordo che l'avevo comprato quando ero andata da invece Calliope a comprare un paio di shorts dello stesso colore ed è per questo che avevo comprato questo cappello e devo dire che questo colore anche mi piace veramente tantissimo e la tesa anche questa rimane più o meno sempre della stessa dimensione rispetto agli altri. Questo cappello mi piace molto perché è tinta unita e perché ha questo dettaglio della catenella. Infatti ho visto poi dei marchi che fanno cappelli ancora più particolari e mi sa che poi il prossimo anno arriverà qualche novità in tema di cappelli. Poi l'ultimo cappello che vi faccio vedere è di un marchio che si chiama Brixton e che ho acquistato da
sia poesia dal mio negozio preferito a Pinerolo. Questo cappello l'ho acquistato, se non sbaglio, 2 anni fa ed è di questo verdone scuro con la fascia sul marrone scuro. Questo qua, diciamo che anche se ha questi colori particolari, io lo metto anche con il nero o con qualsiasi altro colore. Vi lascio magari qualche foto di qualche outfit, perché questo qui l'ho abbinato con un outfit che mi era piaciuto tantissimo sia su Instagram che qua su YouTube, e con un paio di shorts, mi ricordo, a quadrettini, e mi era piaciuto veramente tanto. Questo qua, guardate l'interno com'è, è veramente una cosa pazzesca come fatto, ed è un marchio che non mi ricordo, brixton.com, vabbè, non me lo ricordo. Comunque l'interno è tra i più curati di quelli che ho, cioè chiaramente il borsalino per primo e poi c'è questo qua decisamente di Brixton. Questo qua appunto l'ho acquistato per una sessantina di euro nel mio negozio preferito di Pinerolo e devo dire che fa la sua figura, mi piace veramente tantissimo. Allora, poi vediamo un attimo se c'ho ancora. Ah, poi ho in realtà un ultimo cappello che non ha assolutamente la forma di quelli che vi ho fatto vedere finora. Ha una forma leggermente diversa, ma ho voluto comunque includerlo. Anzi, scusate, ne ho due ancora da farvi vedere. Hanno due forme diverse rispetto agli altri, però fanno sempre parte della mia collezione di cappelli e ho deciso di includere lo stesso. Questo è un cappellino che mi è stato regalato dalla mia migliore amica ed è di Ladea. L'ho acquistato dalla Dea ed è anche questo 100% lana, e questa è la differenza rispetto a tutti gli altri, che questo qua è un cappellino appunto, vabbè, nero in lana con il nastro in feltro ed è uno stile anni 20, quindi questo è uno stile completamente diverso che mi piace veramente tanto e mi piaceva di più una volta, devo essere sincera. Adesso forse questo stile lo utilizzo un po' meno perché mi piace più l'altro, però questo qua è comunque uno di quei cappellini che in inverno assolutamente utilizzo. Poi, aspettate che mi allungo a recuperare l'ultimo cappellino. L'ultimo cappello che vi faccio vedere è il cappellino, quello, io lo chiamo quello del capotreno, perché effettivamente sembra il cappellino del capotreno. Questo cappellino l'ho acquistato, il marchio si chiama Pieces e anche questo è 100% lana con appunto una sorta di fodera interna e ha questa forma qui. Devo dire che non mi dispiace come mi sta, perché a me piace molto il cappello come mi sta, quindi questo non mi dispiace, però se devo scegliere, infatti del modello fedora e borsalino ne ho 10.000, invece di questo qua ne ho soltanto uno e l'ho preso appunto basic, l'ho preso completamente nero, proprio perché pur essendo che mi piace molto, quindi pur essendo il mio diciamo io a favore di questo tipo di cappello, ho paura poi di stufarmi più facilmente rispetto all'altro che mi piace proprio tanto. Questo qui l'ho pagato veramente poco, se non sbaglio l'avevo pagato nei saldi tipo 7 euro, ed è molto carino perché ha questa fascia in finta pelle e poi ha i bottoncini qui di fianco, ma non sono, diciamo che questi bottoncini, pur essendo doratini, non sono così invadenti, quindi quando indossate il cappellino non è che si vedano tantissimo, cioè dovete proprio girarvi per farlo vedere. E niente, questa era la mia collezione dei cappelli. Adesso vi volevo dare un paio di consigli su come scegliere il cappello e anche al tempo stesso come diciamo metterli via all'interno del vostro armadio. Allora, come dicevo prima, ho accennato, io utilizzo questo tipo di scatola. Era un set di scatole, quindi c'erano, se non sbaglio, 3 o 4, una dentro l'altro. Alcune le utilizzate per i costumi da bagno, altre per le cinture, eccetera, eccetera. Questa qui, la più grossa, l'ho proprio tenuta per i cappelli. Quindi i cappelli, semplicemente, quando li ritiro, li metto proprio semplicemente all'interno della scatola. Questo qua chiaramente no, perché non ci entra. Però mettiamo via questo, lo metto all'interno. Poi, sopra, metto i successivi, quindi praticamente li metto uno sopra l'altro, chiaramente quelli che ci stanno, perché alcuni purtroppo non ci stanno all'interno. Poi li mettiamo uno sopra l'altro fino a quando chiaramente ci stanno, e poi nel momento in cui voglio chiudere semplicemente la scatola, cerco sempre di far sì che questa parte, diciamo, più appuntita rimanga tutta dallo stesso lato, in modo tale da non deformare il cappello. Adesso che siamo proprio, diciamo, al limite, semplicemente chiudo la scatola. Infatti per i cappelli rimasti fuori devo acquistare una seconda scatola, che però non ho perché appunto non l'ho acquistata. Però cosa faccio? Questi cappelli invece, che sono, diciamo, un po' più deformabili tra virgolette, anche questo qua in stile anni 20, li metto semplicemente lateralmente in questo modo qua. E poi a volte ho anche i berretti, quindi proprio i berrettini, che però, devo essere sincera, ho un po' perso per strada. Non so che fine abbiano fatto, perché mia madre mi ha fatto il trasloco dalla mia vecchia casa a questa qui, e devo essere sincera, non so che fine abbiano fatto, quindi dovrò poi mettermi il prossimo anno a cercarli. E niente, questo è il modo in cui metto i cappelli. Questi qua temporaneamente sono semplicemente di fianco alla scatola, fuori o sopra la scatola, per il semplice fatto proprio che
Non ho abbastanza spazio per tutti, dovrei proprio acquistare una nuova scatola, quindi semplicemente per ora questi ci rimangono, ci stanno sopra, appunto li impilo uno sopra l'altro. Poi il consiglio che vi do per l'avvicinarvi all'uso del cappello è quello di cominciare un po'. Allora, innanzitutto non spendete un cifrone, non partite subito da un borsalino da 400 euro, perché poi rischiate magari di aver speso 400 euro investito in un cappello, per carità, bellissimo, però al tempo stesso magari vi ritrovate a non utilizzarlo e quindi aver speso 400 euro per niente. Quindi vi consiglio di buttarvi su magari un marchio tipo Accessorize o Zara anche Pinky, per esempio, un cappello che ho Pinky, quindi sui 15-20 euro di cappello, e a quel punto potete vedere proprio se si addice al vostro stile e vi piace indossarlo. A quel punto, nel momento in cui provate un modello, io vi consiglio di non partire subito da un cappello a falda larga, ma magari non lo so, prendete un piccolino tipo quello di Twinset che vi ho fatto vedere prima, un modello borsalino con tesa un pochino più stretta, partite da quello, poi se vi piace magari potete poi sbizzarrirvi e comprare qualcosa di un pochino più grosso. Altra cosa, consiglio personale, è quello di prendere la vostra, cercate di capire qual è la vostra taglia, e ci sono anche, per poter aggiustare, per esempio nel mio caso con la testa molto piccola, ci sono delle specie di non so neanche come chiamarle, di striscette che sono state per esempio attaccate all'interno di uno dei miei cappelli sul retro, uno sopra l'altro, in modo tale da far sì che il cappello, la taglia del cappello fosse perfetta poi per la mia testa. Quindi si attaccano proprio queste striscettine e fanno spessore, quindi vi entra poi il cappello e riuscite ad indossarlo tranquillamente. Altro consiglio, utilizzate la spazzolina, quella per togliere i peli, il rullo quello appiccicoso per togliere i peli, i pelucchi da sopra, e poi vi consiglio di comprarvi la scatola, per il semplice fatto che sennò un cappello deformato messo in testa, secondo me, fa un po' effetto trasandato. Quindi vi consiglio proprio di cercare di tenere i vostri cappelli meglio possibile, in modo tale che mantengano la forma. Se necessario, acquistate anche, ci sono proprio questi sorte di pezzi di plastica trasparente che si infilano dentro il cappello e ne mantengono la forma. Piuttosto acquistate magari su Amazon, se riesco a trovare vi lascio il link sotto, e vi consiglio appunto di acquistare direttamente questi pezzi di plastica che mantengono la forma del cappello stesso. Poi, una volta fatto tutte queste cose e esservi rese conto che il cappello vi piace molto e vi si addice a voi, a quel punto il mio consiglio è cercare di investirci un po' di più, perché un cappello un pochino più bello e sicuramente fa sicuramente una figura completamente diversa sul vostro outfit. Quindi per esempio vi consiglio poi di buttarvi su un borsalino, ma anche un Brixton per esempio, che l'ho pagato mi sembra una settantina di euro, non è comunque poco per un cappello, è già un bel marchio, quindi vi consiglio di buttarvi prima su un marchio low cost e poi su un Brixton per esempio, e poi magari passare ad un borsalino o un altro marchio un pochino più diciamo di alta qualità. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi sa che vi lascio nel prossimo video le idee outfit per i cappelli, perché questo video è già 18 minuti, quindi mi sembra abbastanza. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.